Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di questo canale che inizia a trattare maggiormente il mondo blockchain e criptovalute, un mondo di cui mi sto appassionando giorno dopo giorno. Quindi penso che ormai la maggioranza dei contenuti che porterò e cercherò di portarmi giornalmente riguarderà appunto questo mondo. Di cosa andiamo a parlare oggi? Beh, di quella che nel mondo blockchain e cripto viene definita una gemma, quindi una criptovaluta che ha un altissimo potenziale in un prossimo futuro, che in questo momento però si trova ancora alla fase iniziale. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere di cosa stiamo parlando, passando alla visuale PC. La cripto di cui parliamo oggi si chiama Avotio. È un progetto prettamente tedesco barra italiano, infatti andiamo a vedere direttamente. Faccio un po' al contrario di quello che fanno molti youtuber che passano dal team alla fine, ma per me è una cosa abbastanza importante. Ho visto che effettivamente il team è, come dicevo, praticamente tedesco e anche però italiano. Come potete vedere, qui ci sono anche due partecipazioni del nostro bel paese. Il progetto però su cosa si basa? Vi starete chiedendo, perché giustamente per valutare un token non basta guardare il team, ma l'importante è su cosa andrà ad operare questo token. Avotio infatti si basa sul crowdfunding, quindi la raccolta fondi data da una community verso un progetto. Infatti, come possiamo vedere qui, i tre punti cardine di Avotio sono la raccolta fondi, gli incontri e il criptospazio. C'è un quarto punto che è la finanza, che dopo andremo invece a vedere. Il motto, diciamo, di Avotio è investire oggi nelle visioni di domani. Per chi, come dicevo, non lo sapesse, il crowdfunding si basa infatti sul trovare investitori che vogliano appunto investire, quindi credere nel nostro progetto per portarlo avanti ovviamente in un prossimo futuro. Come si vede qui, Avotio è prima di tutto un voto, infatti la community dovrà essere quella che andrà a decidere se il progetto va portato avanti o meno. E la visione è quella di creare e fornire una piattaforma che colleghi i migliori elementi di diverse aree, come vi dicevo qua, crowdfunding, social media, cripto, spazio e finanza. In questo caso qua è stato inserito. Qua poi ci si può registrare o fare il login all'interno della piattaforma e dopo vedremo infatti cosa andare a fare. La missione di Avotio e del suo team: mettere in contatto futuri imprenditori, artisti o visionari con i clienti prima che l'idea diventi realtà. Ovviamente qua fanno un attimino di pubblicità, giustamente per fare un paragone con quella che è la realtà di tutti i giorni. Votiamo tutti i giorni, che ci piace, qualcosa che ci piace o non ci piace sui social, quando mettiamo like o meno, mi raccomando a questo video mettete il like, mi raccomando. Quando decidiamo qualcosa nella nostra vita e diamo un voto a qualcosa delle nostre opportunità, o quando giustamente spendiamo i nostri soldi, quindi dare un voto a qualcosa per capire se i nostri soldi sono ben spesi o meno. Avotio qua, viene detto, ti darà la possibilità di dare valore alla tua voce e aumentare la libertà finanziaria nel futuro. Ovviamente poi tutte quelle che sono le potenzialità che questa piattaforma vuole dare sono racchiuse un po' in questo schema, quindi una piattaforma globale, più sicura, che viene costruita su misura sia della community che ovviamente di chi deve andare a portare questo progetto, basata sugli smart contract e su un sistema neutrale. Io aggiungerei anche che è meritocratico, in quanto è la community stessa ad andare a votare se il progetto sia valido o meno. Qui nel mezzo andiamo a vedere quello che è il video di presentazione di Avotio, in questo momento muto perché sennò sarebbe comunque tutto in inglese, quindi cercherò di tradurlo il più possibile, dove ovviamente si mette al centro, come abbiamo detto fino adesso, la community, ma anche, e direi a questo punto soprattutto, i creator, ai quali viene data l'opportunità, come potete vedere qui, di esporre le proprie idee, fare gruppo e arrivare a ottenere ovviamente i voti della community per poter avere i finanziamenti per portare avanti il loro progetto. In più, cosa molto importante, ci sarà un marketplace, per chi conosce magari Fiverr o Fiverr, che dir si voglia, dove creator, artisti di tutto il mondo possono vendere le loro competenze per cercare ovviamente di essere integrati magari in qualche progetto. Su Fiverr, diciamo, ognuno lavora tra virgolette per sé. In questo caso una persona con delle competenze, un artista con delle competenze, può essere anche inserito all'interno di un progetto. Ovviamente quel progetto, nel momento in cui riuscirà ad ottenere anche una squadra di tutto rispetto, potrà essere votato maggiormente. Thank you.
Troviamo poi qui sul sito principale quelli che sono stati gli eventi dell'ultimo periodo, quindi la pre-sale live, Referral Revolution per quello che riguardava ovviamente i codici referral delle persone che andavamo a invitare e il Black Friday che scadeva proprio oggi mentre registro questo video, quindi niente. Purtroppo chi se l'è perso, se l'è perso. Ad ogni transazione con token AVO verrà debitata una tassa del 10%, cosa importante perché? Perché questa tassa del 10% va suddivisa, viene suddivisa come si può vedere in tre parti. Tre rientrano nelle liquidity pool, 3 nelle founding pool, mentre 3% torna indietro agli investitori, quindi agli holder di chi detiene il token AVO. Come potete vedere qua, la descrizione di tutte e tre le fasi. Tenere il token AVO non significa solo aspettare che il valore aumenti, il 3% di una transazione viene distribuito tra i wallet che contengono il token AVO e tutto quello che devi fare è mantenere il token AVO nel tuo portafoglio e guadagnare il saldo e guardare il saldo crescere costantemente, una specie di staking se vogliamo lasciare, ma senza purtroppo un APY di ritorno. Abbiamo, come dicevo prima, pool di liquidità dell'altro 3%, viene bloccato nel pool di liquidità, il tempo di chiusura è limitato a un periodo di 2 anni. E poi ci sarà l'altro 4%, come abbiamo visto prima qua, è in un founding pool, che viene messo quindi in un fondo di finanziamento ed è l'essenza stessa, come viene detto qua, di ciò che Avoteo è in realtà. E infatti il 4% viene reindirizzato a un portafoglio speciale che sarà visibile al pubblico. Qualsiasi progetto che vince il voto della community sulla piattaforma sarà finanziato da questo portafoglio, cosa importantissima per far sì che il progetto sia effettivamente sostenibile. Poi andiamo a vedere quello che è la prevendita di questi token AVO. Allora, intanto c'è da dire, prima di tutto, che AVO Token è basato sulla Binance Smart Chain e avrà una maximum supply di 1 miliardo di AVO Token. Come però verranno suddivisi questi token? Allora, innanzitutto 300 milioni verranno lasciati al team, ai partner e agli advisor. Tutti questi token avranno un periodo di vesting di 12 mesi dopo che il token verrà listato su un exchange decentralizzato. Questi token poi avranno un rilascio graduale del 5% nei 20 mesi successivi e tutto questo viene fatto, ovviamente, per chi conosce un minimo queste situazioni, per evitare che possa esserci un dump del prezzo dovuto magari a un aumento del prezzo degli AVO token nel breve periodo e che quindi qualcuno possa pensare di venderli immediatamente subito dopo il listing per portare a casa sì profitti ma rischiare così che il prezzo crolli. 150 milioni invece verranno utilizzati per attività di referral, quindi tutte le persone che andranno a sponsorizzare a porta un amico, il classico porta un amico, per far sì di poter premiare tutte queste persone. Gli altri 50 milioni verranno assegnati con giveaway, airdrops e chi più ne metta, mentre gli altri 500 milioni verranno venduti in 3 round pre-sale. Il primo, in cui siamo già adesso, andiamo a prendere direttamente le informazioni sul primo round, cominciato il 31 ottobre 2021, finirà il 26 dicembre 2021. Le valute accettabili per gli scambi sono BNB, Bitcoin, Ethereum e USDT. Qui c'è anche l'indirizzo del contratto e il contratto al collegamento BSC Scan. Il numero di gettoni in vendita, come dicevamo, sono 50 milioni di AVO token in questa prima fase. Il tasso di cambio di gettoni è di 1 centesimo per ogni AVO token e l'importo minimo della transazione in questa fase, sottolineo in questa fase, è di $500. La seconda fase, che arriverà dopo la prima, ovviamente, non dovrei neanche stare a dirvelo, vedrà il prezzo di ogni AVO salire a 2 centesimi. In questo caso l'importo minimo della transazione scenderà a $50. Mentre la terza fase vedrà il prezzo salire a 5 centesimi per ogni AVO token e non ci sarà transazione minima. Inutile dire ovviamente che chi può comprare in questo caso un AVO token a 1 centesimo sarà sicuramente più avvantaggiato che comprare nell'ultima fase, nonostante ovviamente non ci sia un importo minimo nella terza fase. I token invenduti di un round verranno trasferiti al successivo e tutti i token invenduti dopo il terzo round verranno bruciati. Cosa importante, in questo caso viene fatto un burning quindi dei token disponibili, al che personalmente potrei anche pensare che il prezzo dei token possa
anche salire nel momento in cui ce n'è meno circolanti. Diciamo che questa mia personale teoria non sono consigli finanziari, giustamente, potrebbe andare un attimino in contrappeso col fatto che non tutti vengano venduti, quindi magari che ci sia scarso interesse nel progetto, anche se in questo momento, vedendo come sta andando, penso che non rimarrà tanto invenduto. Al momento della quotazione la liquidità sarà bloccata per un periodo di 2 anni, l'eccezione è quando un voto di governance da parte della comunità decide che i token devono essere sbloccati, ad esempio per bruciare parte dei token, delle redistribuzioni comunitarie, per facilitare ulteriori sviluppi all'accesso dell'ecosistema Avotio. Ho scaricato poi il white paper di Avotio, che possiamo andare poi ad analizzare tranquillamente, è sostanzialmente un riassunto di quello che c'è scritto poi sul sito, di quello che è stato detto fino ad ora, e qui andiamo a vedere quella che è la roadmap. Quindi settembre 2021 abbiamo il rilascio del sito e la finalizzazione del white paper, a ottobre 2021 la prima private sale e l'uscita dell'account dei social media, ovviamente, e quelle che sono state le campagne di marketing. A dicembre 2021 invece avremo la pre-sale della fase 1 e inizieranno a lavorare anche sulla piattaforma di Avotio, nonché sul team. Poi nel Q1 del 2022 avremo l'inizio della pre-sale della fase 2, nel Q2 del 2022 inizierà il listing su un exchange decentralizzato e verrà rilasciata la fase beta, la versione beta della piattaforma di Avotio. Nella fase 3 avremo la piattaforma Avotio che verrà aperta al pubblico e verrà listato su un exchange centralizzato. Mentre nella fase 4 andranno poi a spingere su una campagna marketing probabilmente molto più aggressiva e avremo i primi finanziamenti dei progetti lasciati su Avotio. Bene, quindi abbiamo notato come una piattaforma di questo tipo possa essere estremamente interessante per chi intanto cerca una criptogemma da poter tenere, da poter holdare e poter riuscire ad ottenere delle percentuali molto molto interessanti nel breve ma anche nel lungo periodo, e soprattutto molto interessante per chi in questo momento sta cercando di finanziare il proprio progetto o comunque sta cercando degli investitori e di far conoscere la propria idea su un progetto legato maggiormente al mondo cripto. Per oggi è tutto, personalmente non mi espongo su questo progetto, non vi dirò se sono pro o contro all'investirci su, perché non ho nessuna intenzione di dare consigli finanziari a qualcuno o che la mia opinione possa sbilanciare qualcuno, non che io pensi di poter sbilanciare effettivamente l'idea di qualcuno su qualche investimento, ma non importa, preferisco mantenermi comunque neutrale. E se non mi seguite ancora, mi raccomando, iniziate a seguirmi, lasciate un like o commentate il video per dirmi cosa ve ne pare di questo nuovo progetto. Noi ci vediamo in un prossimo video dove spero di poter trovare un'altra piccola chicca nel mercato delle criptovalute. A presto!